Ok, dovremmo essere live su Garage. Riesco. Io Sì, proprio siamo sì. live. Va bene. Attendiamo 2 secondi che ci sia qualche collegamento. Allora, quindi dove andiamo? Garage Art. Vedo un primo visualizzatore, quindi visualizzatrice, quindi dovremmo essere online, forse siamo noi stessi. No, comunque Picasso, stavo controllando anch'io che siamo, ci troviamo live sulla pagina del garage di Facebook, e quindi, come vedete, diciamo, presentiamo brevemente, io sono Mario, accanto a me c'è Dario, e subito dopo dall'altro lato di Dario c'è Mario, c'è Andrea. Hola. Io e Dario abbiamo iniziato un anno circa a dicembre del 2020, quindi in piena Esattamente. lockdown, secondo lockdown, una raccolta invitando diversi artisti a fare, tanti artisti a fare degli interventi aperti e non annunciati in supermercati o in luoghi del consumo, perché alcuni poi hanno interpretato questo in maniera molto ampia. Adesso magari ne parleremo un po' meglio fra un po'. Sono artisti da diverse aree geografiche che comunque trovano tutti nello stesso momento nella stessa situazione, cioè situazione di chiusura dei luoghi dell'arte e della cultura, più generici. In generale si è deciso, a differenza di quest'ultimo anno, anche se poi anche quest'anno ha avuto risultati relativi, di chiudere tutto, veramente tutto, tranne i supermercati e i luoghi di prima necessità. E quindi in quel momento lì, penso molti di noi, ma in particolare Dario e io, ci eravamo trovati un po' in una fase in cui ci eravamo sentiti un pochino, almeno parlo personalmente, un po' buttati giù, ma allo stesso tempo un po', almeno personalmente, ho pensato a questo momento qui come una situazione in cui almeno potessi divertire, fare qualcosa di diverso, avere anche la possibilità e il tempo di farla. E invitare quindi artisti a condividere questo momento in maniera diversa, che può essere un momento di critica, di ironia, di apertura a altri punti di vista, di commento su quello che sta succedendo in maniera anche più ampia, non solo commento sul lockdown, ma commento sul consumo, sui luoghi. E insomma, è stato un invito, l'invito era molto aperto. Hanno risposto in totale 25, abbiamo raccolto 25 testimonianze, diciamo così, di interventi. E tutto è nato però inizialmente da una proposta e anche racconto di Dario su Facebook, tra l'altro, dove ci Un troviamo. posto, sì. Sì, Se vuoi raccontare brevemente. è stata. Devo dire che l'idea bella del catalogo nasce da una mia idea, come al solito, banale. Ora, prima di iniziare a definire e spiegare bene la nascita del catalogo, che è soltanto una preview, non è ancora edito, poi faremo una presentazione più formale e anche spero in presenza perché mi fa un certo effetto vedermi nuovamente in DAD molto più avanti, malgrado il catalogo rimanga in formato multimediale. Prima di cominciare in questo, apro una parentesi che poi in realtà è il tema principale, che è quello dei ringraziamenti duplici a Mario perché in questo momento siamo ospiti suoi. Nella sua casa virtuale, cioè nel garage. Questo è il primo. Il secondo, per aver coordinato tutto e aver confezionato in sostanza il catalogo, nel senso che non solo la maggior parte dei contatti, ma anche la definizione tecnica di tutto il catalogo ovviamente è merito suo. In particolare, fermo, giusto così completo, ringraziamo e salutiamo sia chi ha fatto la grafica, che è Francesco Sgro, sia chi ha dato una Esatto. mano facendo la correzione delle borse in inglese, che è Sergio Pirco, vi salutiamo. Esatto. L'ultimo ringraziamento a Andrea per aver accolto, diciamo, l'invito da editorialista. A noi interessava anche un aspetto critico, un aspetto che non fosse
da televisione, visto che molti critici oggi sono eccessivamente televisivi, volevamo invece una controparte davvero libertaria. Per questo motivo, insomma, ci fa piacere che Andrea sia presente qui e che dica la sua. Nel dettaglio, per chi diciamo non lo sapesse, credo la maggioranza della popolazione mondiale, dobbiamo dire chi siamo, e cioè Mario è curatore, si occupa è in collaborazione insieme ad altri ragazzi di tenere in vita il Garage Arts Platform di Enna, ma in questo momento è a Berlino. Andrea è critico e curatore editorialista per la rivista Segno. E me, che non aspetto altro che scomparire dal mondo dell'arte, cosa che accadrà a breve. Io credo di essere soltanto questo, oltre ad essere una persona, mi auguro di essere stata una persona fastidiosa per qualcuno in passato. Ora, il catalogo, cosa è questo catalogo? Il catalogo, sì, come giustamente diceva Mario, nasce da una mia banalità, vivo di queste banalità. Eravamo in pieno periodo di chiusura totale, per tutti conosciuta come lockdown, e dovevo rifocillarmi, non avendo un orto adeguato a potermi mantenere. Come buona parte delle persone, sono andato in quei terribili e tristissimi posti che si chiamano supermercati. Trovandomi all'ingresso del supermercato, vidi una scena che mi colpì parecchio, cioè, più che altro mi divertì, anche se la scena aveva del tragico in sé. Una scena di una semplicità unica, nel senso, uno sceneggiatore non la utilizzerebbe mai per un film, ma nemmeno per una schifezza che come uno spot pubblicitario. Vidi un ragazzo bianco, mi piace utilizzare questo aggettivo, che stava pulendo con le classiche salviettine munite il bordo del carrello, per poi prenderlo e andare a fare la spesa. Lo pulì il bordo del carrello, il manico del carrello, e poi gettò la salviettina inumidita in un altro carrello, come se fosse un cestino, cioè come se gli altri cestini fossero, come se gli altri carrelli fossero dei cestini. E questa cosa mi colpì tantissimo perché vidi davvero la rivelazione delle rivelazioni, che non è soltanto il male che è stato rivelato dal Covid, ma quanto davvero sia orrendo l'essere umano, alcuni esseri umani. Comparì, pochi secondi dopo, invece un ragazzo di colore, che tutt'oggi sta di fronte a questo supermercato a chiedere l'elemosina. E sgridò il ragazzo bianco e gli fece raccogliere la salviettina umidita là dove lo aveva gettato. Il mio intervento, eviterei di dirlo, comunque non è stato buono nei confronti del mio connazionale, nel senso che, diciamo, sono non violento, però verbalmente quel giorno non fui molto carino nei confronti di questo ragazzo bianco. E per fortuna decise di sottomettersi alla richiesta del ragazzo di colore e la cosa si concluse lì. Come sempre accade, non lo so, poi si ritorna a casa nella desolazione della propria dimora, ci si dedica alle proprie passioni, e una delle mie passioni è quella di scrivere delle banalità, come dicevo poco fa, e venne fuori questo post in cui dicevo, insomma, lanciavo la possibilità di poter fare arte, dato che arte non ce n'è, che questi interventi artistici potessero poi potessero togliere, ecco, scene simili a quelle che avevo visti. E la mia idea fu immediatamente colta da me, nel giro di pochissimi minuti. Il post, devo dire, cosa strana, perché non sono un influencer, ebbe pure un suo seguito, nel senso che fui scumbattuto, come si dice nella mia lingua, anche parecchie settimane dopo per strada per aver fatto quella cosa. In realtà, però, questa è la verità di fondo: la nascita del catalogo ha un'origine diversa, nel senso che
fin da celebre 9 marzo del 2020, che è la data in cui uscì uno dei più importanti decreti di chiusura a territorio nazionale, io ho cominciato a covare una sorta di paura tremenda. E la paura tremenda che da marzo fino a quel dicembre lì mi ha accompagnato è stata una domanda. E cioè, in che modo questo tempo potesse essere raccontato? Cosa hai risposto a questa domanda? Faccio l'intervistatore. Questo silenzio. O meglio, la manifestazione di questo silenzio, comunque, la prima risposta che io mi sono dato è che si sarebbe sovrapposto a questo silenzio, che in realtà è sacro, un racconto che non era fedele a tutto quello che invece era realmente accaduto e che poi si è rivelato nell'anno successivo. Cioè, il vero racconto di ciò che è accaduto è stato alterato e credo che non se ne sia accorto nessuno. E questa mia paura in fondo continua. Però sai una cosa, Dario? Nel tuo racconto, ad esempio nel tuo post, l'aspetto che ti colpisce, che ti brucia e su cui magari molti si sono soffermati è l'atteggiamento del ragazzo che è bianco, come dici tu, che più bianco non si può, che puliva il carrello. Ma in realtà forse l'aspetto più interessante non è il silenzio, non è la rabbia, è quello che viene dopo, è l'extracomunitario, che è il nome brutto per una cosa bellissima, che ti chiama, con cui prendi il tuo quarto caffè, con cui intrattieni un dialogo e con cui, attraverso un atto semplicissimo che però c'è stato drammaticamente precluso in questi anni, ora no, dai, ora stiamo facendo un lockdown di burletta, però prima la reclusione era molto più seria, con cui, dicevo, ripristini una dimensione di umanità, quella dimensione che in fondo al supermercato stesso è negata. Allora, chi di noi, non so tu che sei piccolino, ha ancora memoria delle putie, delle botteghe, dei negozi di generi alimentari? Io, per esempio, dalle mie parti c'era il signor Tumino. Mi ricordo che una volta, non so, mi aveva dato delle mele bacate e mia madre mi ha chiesto di riportargliele, perché tra l'altro io ci andavo a piedi, ci andavo da solo. Però lui le ha viste e mi ha risposto: ma signoruzzu, chi ci sugna i rincia? Come dire, non ci sono dentro. Non è colpa mia. Quindi anche il luogo più alienante, anche il luogo apparentemente più disumano, come il supermercato o come il museo, perché io il supermercato lo avvicino molto allo spazio museale. Ecco, guarda, poco prima che tu parlassi io ho cercato un po' in rete, come faccio sempre, quando un tempo si faceva brainstorming, oggi facciamo Google Storm, come Desert Storm, la tempesta del deserto, la tempesta di Google. E mi è spuntata una notizia incredibile: i formaggi come opere d'arte, a Ragusa aperta la cacioteca regionale. Che a Ragusa c'è un istituto chiamato Corfilac, in cui giustamente si studia il formaggio, il cacio. Un carrozzone regionale, spero che non mi senta qualcuno che lavori al Corfilac. Ecco, e qui c'è una vetrina permanente dei formaggi storici della tradizione siciliana, dal pecolino al tumazzo alla caciotta dei Nebrodi.
Ma io dico, anziché andarli a vedere al Corfilac, andiamo a farci un giro, diciamo così, nelle putie, oppure in uno di quei supermercati attrezzati, perché sai, oggi anche i supermercati stanno cercando di recuperare questa dimensione friendly, umana, familiare, eccetera, in cui il formaggio te lo fanno davanti, cioè disinfettandoti, ma te lo fanno davanti. E comunque, il supermercato è il museo chiuso. No, ma che siano la stessa cosa non c'è dubbio, anzi spesso il supermercato è molto più ironico rispetto al museo, che invece nel suo nome mantiene anche la morte, ma nel supermercato invece la gente va proprio per sopravvivere. No, il mio discorso è sì, è anche questo, ma soprattutto quella paura di cui parlavo poco fa, cosa andrà davvero a essere raccontato, è la paura che tutti hanno quando vivono una storia e la vedono poi storpiata. Nel senso che io sono perfettamente certo che tutto finirà con l'estate, tutto finirà con l'astratto, tutto finirà con le stelle, ecco, ma ciò di cui ho davvero paura è che si dica il contrario. Cioè, ho paura che l'autorevolezza, ecco, sarà forse una mia paranoia quella di non trovarmi più in una democrazia, e quindi per questo motivo devo utilizzare spesso l'ironia per potermi esprimere, ma la mia paura è che venga raccontato il contrario. Perché dico questo? Perché se voi lo ricordate, i primi periodi, magari non voglio eccessivamente riferirmi prima che COVID. Ci chiudano il collegamento. No, riferirmi magari al Covid diventa troppo pesante, però io non so se voi ricordate tutto quello che è accaduto nel 2020 e tutte le battute infelici che sono state dette su persone che non avevano nessuna anche sensibilità nei confronti di ciò che stava accadendo, e tutto venne invece argomentato dal punto di vista politico, burocratico ed economico. Ecco, queste cose verranno dimenticate. Il catalogo, la nascita di questo catalogo, che ha il suo DNA nella paura che ciò non venga più raccontato, sta in questo, cioè di contribuire a inserire un pisello sotto il letto della grandissima principessa. È semplicemente questo. Gli artisti hanno detto la loro, artisti che non stanno chiaramente non calcano, per fortuna, devo dire, quegli orrendi flussi di arte contemporanea che possiamo vedere nella maggior parte delle riviste, che davvero, guardate, se dovessimo poi aprire una parentesi su ciò che ha fatto l'arte contemporanea dal 2020 a oggi, sarebbe cosa di eliminarla totalmente anche dal dizionario enciclopedico. Quello che hanno fatto questi artisti è stato spontaneo, e la spontaneità in quel periodo di colonizzazione dovuta a certi ragionamenti che oggi si sono incancreniti, in sostanza, ha contribuito alla nascita di un pensiero differente. Questo catalogo è un pensiero differente, è una storia che non si trova nelle maggior parte delle storie costituite dal potere. Questa è la sua grande forza. Dal mio punto di vista, e parlo per me, e quello che dico è soltanto attribuibile a me. Poi, chiaramente, aprendo una conversazione, se rimane tempo, riguardo l'arte, lì ne possiamo dire di tutti i tipi, nel senso che l'arte aveva questa grande opportunità di poter prendere il microfono in mano. Non lo ha fatto, mi dispiace, ma non lo ha fatto. È rimasta quella che era ed è anche peggiorata. E ho le prove per poter sostenere questa tesi. Ma non lo poteva fare, Dario. L'arte parla del tempo e vive nel tempo, ma non è del tempo. E spesso, essendo un lavoro totalmente altro, totalmente diverso, per essere concreta, torniamo nuovamente al punto di partenza, richiede tempo. Magari qualcuno l'ha fatto, ma non ci è arrivato. Magari le persone, gli artisti, chiamiamoli così, da qui ti aspettavi una presa di posizione, non l'hanno assunta, ma semplicemente perché la cronaca brucia, la cronaca è urticante,
tu hai bisogno di isolarti, di collocarti in uno spazio protetto, che brutta parola, però in realtà vale la pena utilizzarla, non in una comfort zone, intendiamoci, però sicuramente in una zona in cui puoi agire indisturbato e non schiacciato dalla pressione del presente, altrimenti l'artista è incapace di lavorare, è incapace di fare un'opera che possa parlare a te nel presente e contemporaneamente anche ad altri. Io penso sempre a tipo Goya che incide i disastri della guerra, ma non li stampa, e vengono scoperti 40 anni dopo, e quando vengono scoperti fanno veramente terra bruciata. Così, in qualche modo, queste fotografie, secondo me, rimarranno come una testimonianza viva e inequivocabile di quello che è successo. Però se noi ci aspettiamo un certo tipo di reazione dall'arte nell'immediato, facciamo una domanda sbagliata. Allora, a quel punto stiamo facendo politica. Uno mi dice: ma l'arte è politica? Sì, però tu che sei un filosofo mi insegni che Platone gli artisti li accoglieva con l'alloro quando entravano nella città, però subito dopo averli accolti li buttava fuori dalla porta, proprio perché l'agire dell'arte, pur essendo politico, non può essere contaminato con la politica dell'oggi, del qui e ora, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi... No, questo è indubbio. Che però sia stata deludente, questo non lo possiamo mettere. Però, visto che hai citato una parola importante, che era comfort zone, stavo dicendo la stessa cosa. Prima che diventi resilienza... No, io ti ho dato volevo, il testo. Allora... No, volevo far intervenire Mario per dare racconto della scelta del titolo, perché... diciamo, anche lì ci siamo confrontati a lungo, non ci siamo confrontati per trovare un titolo che fosse per gli italiani impronunciabile o intraducibile. Abbiamo fatto perché volevamo scegliere un'immagine tra queste immagini. Mario ora ne parla, lui molto meglio di me. Ma infatti mi è venuto proprio, non so se l'hai fatto apposta o no Andrea, quando hai detto comfort zone, comunque ha parlato di quella... di questo tema qui, perché comunque il titolo che abbiamo dato a tutta questa raccolta è Die Müdigkeit. È un titolo difficilmente traducibile, perché può essere tradotto come qualcosa di un sentimento legato a lo stare in un'area di comfort, quindi nella propria comfort zone, però comodità. Culturalmente a livello tedesco poi è segnato da un'epoca diversa, quella del comunque dell'inizio della borghesia, ma anche di un certo tipo di abitazione, per esempio, un certo tipo di sentimento di trovarsi a proprio agio in luoghi riservati, fuori dalla, oppure di condividere con certe persone determinate occasioni e sentirsi a proprio agio, tra virgolette. Però si collega molto anche al fatto di comunque crearsi, tirarsi fuori dalla... osservare un po' anche da lontano certe cose, per esempio, sentirsi a proprio agio nel non trovarsi in una situazione problematica e vederla da fuori. Quindi si avvicina un po' certe volte, secondo un'altra parola, che è Schadenfreude, che invece è il piacere del danno che ricevono gli altri, tu lo guardi da fuori. Sono delle cose complementari, in parte, termini diversi. Quindi è un termine che Dario, tra l'altro, parlando del titolo, ti parlava, ci scrivevamo più che altro, e Dario ha detto, ma perché noi utilizziamo questo Gemütlichkeit, che ne pensi? Quindi non è venuto da me, nonostante io vivo in Germania, poteva essere più probabile che lo dicessi io, tutto qua. Sì. No, l'immagine tipica, scusami se ti interrompo, è gli ospedali pieni, le terapie intensive in tilt, e la gente durante il lockdown che cantava e ballava ai balconi. Questa è l'immagine che mi è rimasta, che volevo raccontare, cioè la totale mancanza di rispetto anche nei confronti della malattia, e quindi la ripresa del sacro silenzio. E questa parola mi sembra che il silenzio sacro un po', o comunque questa immagine in generale, ce l'abbia.
Poi è interessante secondo me anche come poi alla fine sono dei termini che poi a seconda delle persone insomma cambiano un po' il riferimento. Come Francesco, che è la persona che ha fatto la grafica, ha deciso di collegare il titolo che è Nutri Skite collegata a un carrello della spesa piena, che è diciamo proprio il sentimento che anche prima di questo periodo insomma di Covid, ma a maggior ragione durante in questi lockdown, è proprio il sentimento di che l'unica cosa che puoi fare per stare bene è consuma, riempi il carrello, torna a casa col carrello pieno e trovi un po' nei prodotti un specchiamento di quello che è la tua possibile libertà. E quindi senti bene volendo, ti fa sentire bene per il carrello pieno, ti fa sentire sicuro, a tuo agio, hai un futuro, a me per una settimana hai fatto la spesa, diciamo. Arrivi a fine settimana. Se dai la mancia al senegalese quando lo arrivi. Esatto. Quindi, esatto. Quindi questo diciamo è un po' l'origine di questo titolo. Poi adesso non faremo vedere durante questa chiacchierata, non faremo vedere nulla della pubblicazione digitale, perché quando sarà online poi la potete scaricare tutti quelli che verranno, quindi è anche un peccato farla vedere prima, però fra poco faremo entrare uno per volta due artisti che sono collegati e con loro vedremo alcune delle immagini che ci hanno inviato. Prima però penso ci sia ancora da dire qualcosa, nel senso che all'interno della pubblicazione ci sono due testi che aprono, diciamo, prima dei 25 interventi sono due testi, uno di Dario e uno mio. E Dario l'ha scritto nel dicembre, io nel febbraio scorso, dicembre 2020 chiaramente, io nel febbraio, quindi quando abbiamo terminato di raccogliere gli interventi, fondamentalmente ho scritto il mio testo, che è un po' una risposta a quello di Dario, una risposta in versione quasi come se fosse una lettera, anche se poi è aperta a tutti chiaramente. Lì si parla anche di questo, di quello che è successo, che ha citato Dario, che è questo frangente del supermercato, di questo incontro con il ragazzo bianco che pudiva il manico, insomma, questo scambio di battute che ha avuto Dario con questa persona e poi le risate che si è fatto insieme al ragazzo di colore e il caffè che si è preso. E da lì poi parte insomma un testo che sono le nostre, diciamo, rappresentano, danno una forma al nostro pensiero in quel momento lì. Probabilmente scritto adesso scriverei qualcosa di diverso, penso anche tu, o magari scriveremmo ancora, non saprei, comunque diciamo sono testi molto aperti, non sono testi scientifici né critici, sono testi liberi, tutto sommato spontanei, pensati ma spontanei, nel senso nella volontà di scrivere, di raccontare, di rispondere, di scambiarsi dei punti di vista su certi temi. Detto questo, io, se siete d'accordo, farei entrare... Ah, prima, giusto perché volevo salutarli tutti, volevo citare tutti gli artisti che hanno partecipato, se mi sembra giusto, che adesso stiamo parlando noi, ma in verità ci sono 25 persone che hanno inviato hanno fatto degli interventi, in alcuni casi erano interventi anche molto complicati, in altri erano più semplici, ma tra l'altro questo diciamo non era discriminante, mi interessava proprio attivare le persone, gli artisti, e far fare qualcosa che per loro fosse anche divertente, però potesse anche avere un livello poi superiore, che resta come fotografia del tempo in parte adesso, possiamo anche dire questo. Comunque li nomino, non sono in ordine alfabetico, sono in ordine tra l'altro di quello che poi gira, quello che si troverà nel catalogo, sono Veronique Torg, Andrea Marinelli, Francesco Fossati, Fabio Roncato, Nils Spegel, Mike Kunert, Misha Otto, c'è il collettivo Clorofilla, c'è Laura Gianetti, c'è Johan Winkelmann, Pietro Librizzi, Josh Silinski, Alfonso Siracusa Orlando, Mario Consiglio, Yotaro Niva con Beate Brauner, si hanno un lavoro in coppia, Antonetta Marino, Gabriella Iest, Fabrizio Bellomo, Michel Agnol, Francesco Cammarata, Marcello Ferraresi, Giovanni Timani e Alberto Pescione. Spero di averli nominati tutti. Ogni volta c'è anche il rischio di dimenticarsene qualcuno. Se non mi sbaglio sono tutti. Se ci siete d'accordo passerei a fare entrare, a fare una chiacchierata con Antonetta, così anche vediamo un po' il punto di vista di chi ha ricevuto questi inviti. Sì, certo. Ecco, Antonetta, vediamo se è.
Ecco, ciao Antonetta. Ciao. Ciao, come va? Bene, bene. Ti ho seguito. Ci fa questa mezz'ora di ascoltarci, non so che ne pensi, vuoi aggiungere la tua a quello che abbiamo detto? La voglia, vorrei aggiungere la mia, però non so se cioè dovrei parlare con molte associazioni. Piano piano. E intanto grazie, mi fa piacere che parliamo un pochino di questo libro, di queste azioni. E poi mi fa anche piacere vedervi, finalmente, perché io conosco Mario, ma non conosco Dario, non conosco Andrea, e mi fa piacere anche vedere un po' di voi. E devo dire che io non conosco neanche nessuno degli artisti che fanno parte di questo libro, quindi cioè, per me è sempre molto... Va bene, lascio stare gli aggettivi, però appunto io vivo qui a Berlino e siamo proprio tanti. A Berlino siamo tanti a fare arte. Questa cosa mi colpisce sempre, è proprio un fenomeno. E, commenti, a me è piaciuto molto ascoltare adesso questo discorso di Dario sul tempo e anche il commento di Andrea sul qui ed ora, l'arte qui ed ora, oppure bisogna aspettare un po', su tutte cose sulle quali chiaramente potrei la mia. In particolare sul tempo, io se ora sentendomi parlare di dicembre del 2020, è come se questo tempo che c'è stato mi sfuggisse. Io lo leggo ad episodi, cioè che è successo, che cos'è? Marzo per me era l'inizio della catastrofe, quando io piangevo al telefono a sentire un mio amico che mi raccontava: non possiamo più uscire di casa, nessuno più, tutto il paese, basta. E per me è stato uno shock tremendo, perché quando ero a Berlino, quindi per me ho pensato: ok, è finito il mondo, è finito. E quindi mi veniva anche da pensare dove vorrei essere alla fine del mondo, sono nel posto giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Però per dirvi che io, cioè, come se questo periodo riesco a strutturarlo se penso a quello che è successo, no? Poi sono partita, poi sono ritornata, poi ho visto mia mamma, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque, proprio rispetto al tempo, sto parlando proprio per associazioni, rispetto al tempo mi sembra che io ho strutturato il mio lavoro così, cioè per me è stato fondamentale creare un ritmo per le mie giornate e dunque poi però... sono andata avanti per mesi a proporre fuori per strada lavori ciclici, cioè che per ogni giorno c'era un'azione che io poi riprendevo ciclicamente, cioè con lo scorrere delle settimane. Per me è stato fondamentale strutturare un pochino il tempo, perché mi sembrava di perdere proprio l'esperienza del tempo, perché non c'erano più quei ritmi che conoscevo prima, no? E così, comunque, se la domanda era, qual era la domanda? La domanda era semplicemente, ti voglio dire come ho conosciuto Mario io, perché a me Mario mi è stato prima raccontato qui a Berlino, che io ero in uno spazio, come si chiama? Un project, room, no? Vabbè, sì. E mi parlavano di Mario, che era un curatore, artista, che aveva fatto un'azione in cui teneva la telecamera puntata davanti a un'opera d'arte per ore, una cosa del genere mi hanno raccontato Mario. Ecco, quando sì, scrivo questo mi è simpatico questo Mario, lo voglio. Ok, sì, mi ricordo. Questo dai. È Mario. E invece la domanda era come ho colto io la tua proposta? Come sì, volevo sentire questo, che poi andiamo a vedere un po' delle tue immagini, così ne commentiamo brevemente se ti va. Però volevo sapere come tu, quando hai ricevuto questo nostro invito, fondamentalmente, come ti ho detto. Perché io mi ricordo che tu mi hai scritto qualcosa tipo: Antonietta, tu fai delle cose del genere, vero? Io non so bene cosa avessi in mente tu, però la cosa bella era che effettivamente stavo facendo cose così, cioè nel senso che io sono una che... Anche questo di Dario mi è piaciuto, questo che hai detto, l'arte non ha parlato, eccetera, ma
non lo so, vabbè, lasciamo stare, forse dopo lo riapriamo dopo. Però secondo me siamo tutti noi che facciamo arte, non è, no? Non è quello che vedi sulle grandi testate che è l'arte, secondo me siamo noi piccoletti pure che c'entriamo tutti dentro. E dunque sì, stavo portando avanti tutta una serie di lavori fuori, cioè l'avevo vista, io ho sempre lavorato fuori, sono proprio, Sì, infatti. no? E dunque, sì, poi per Mario, appunto, sentendo di questo progetto che avevate in mente, ho selezionato alcuni lavori che appunto erano legati a questo mondo qua. Allora, guarda, condivido il mio schermo, Fai tu la faccio io e presentazione. metto le immagini così possiamo parlarne. Comunque vediamo se si fa così. Share screen. Tra l'altro nel tuo caso sono diverse immagini che ci vedo, perché diciamo in altri casi c'è persone che hanno inviato, artisti che hanno inviato una singola opera o un singolo video, insomma. Qui Sì, invece ha inviato perfetto. una serie di lavori e sono tutti lavori diversi in cui anche il testo e il commento è importante, tra l'altro. Adesso arrivo, fa l'effetto bellissimo, stupendo. Siamo moltiplicati. Esatto. Ah, Adesso questo lo vedi, no? Questo è calcio. questo qua è il calcio, sì, però qua non c'è scritto niente, si No, capisce il da calcio solo. si capisce da solo. Anche questo si capisce. Questo si capisce. Questo è un testo che è inviato, possiamo magari farlo vedere dopo, poi c'è questo qui. Rompo tutto. Sì. Rompo tutto. Un pugno Rompo e li tutto. spacco. Un calcio li rompo. Sì. È quello che penso io quando entro in questi negozi, non so Rompo perché. tutto. Spacco. Sì. Però questi tu non l'hai mai fatto, quelle poi anche fatto senza averlo documentato, No, io non ho mai no? rotto Ok. niente. Ho solo istigato al pensiero di rompere tutto. Sì, io appunto nel testo credo che ti avevo scritto che questo lavoro qui in realtà è una serie, e appunto si chiama Rompo tutto, ed è un po' antica, nel senso che questa rabbia qui io ce l'avevo già prima. Appunto, questa prima serie inizia a Friburgo tanti anni fa e ora l'ho ripresa per vedere un po' se questa rabbia ci stava ancora. E così ho scritto anche nel testo e ho visto che questa rabbia c'è ancora. E ci stavo pensando questi giorni, chiaramente, no? Perché da una parte ho anche pensato, no, tutti questi produttori che produciamo, no, che si producono tutti questi prodotti e poi bisogna venderli. Cioè, mi dispiace anche, no, per tutta questa massa di prodotti che alla fine sono sul mercato e chi se li compra. Cioè, mi sembra anche un po' indisponente in questo periodo mettersi a. Cioè, se penso alle crisi, no? Le piccole imprese che vanno fallite, chiudono questi e quelli, mi sembra un po' indisponente questo lavoro a questo punto. Beh, E però io l'hai fatto penso, comunque, diciamo, non è però, un momento allora, lì, io sì. penso una cosa, stavo pensando anche questi giorni, quando una cosa mi è antipatica, no? Anche una persona mi è antipatica, una cosa, è perché mi ci vedo io dentro, cioè c'è qualcosa che ha a che fare anche con me, no? E io penso che questo lavoro qui, questo scorrere e vedersi tutta sta merce che ti viene offerta in tutti i colori, in tutte le salse, eccetera, sicuramente c'ha a che fare anche con il mio fare l'arte. Cioè, è un discorso per me sempre aperto, questo del prodotto, questo del vendere, del doversi vendere, è sicuramente un tema aperto per me. Quindi quando lo rivedo poi in un supermercato, che ci sono i prodottini belli aggiustati, belli uno dopo l'altro, eccetera, eccetera, mi viene rabbia. Quindi era nata questa,
questa serie di lavori erano nati anche per questo, ma questi erano proprio gli inizi di tutto. Sì, no, la cosa interessante secondo me comunque anche un po' interessante comunque per me è che adesso vedendoli questi lavori nel momento in cui c'era appunto il lockdown, in cui i mercati venivano considerati come quasi luoghi sacri, in quanto luogo di appunto dove tutti possono trovare da mangiare, insomma tutto quello che può servire per la quotidianità, e quindi tutto quello che è all'interno viene reputato quasi come un'ancora di salvezza, veniva almeno solo adesso. E quindi il pensare diciamo degli atteggiamenti violenti in un supermercato, in un luogo di consumo, può essere anche un negozio, insomma, probabilmente in quel momento lì potevamo vedere ancora con qualcosa quasi di non morale, quindi che quasi andava a rompere l'ordine e il momento importante che era quello di stare tranquilli, stare, non perdere la calma, comprare, vendere, insomma fare quello che c'era da fare e tornarsene a casa. E quindi questo che è come un atteggiamento tra virgolette quasi asociale, immaginavo, che mi interessava vederlo poi in quel momento lì, che però è un atteggiamento che appunto è un pensiero, che è un pensiero che è giusto, che secondo me è un pensiero fondato, quello di avere questo tipo di possibilità. Però mi immaginavo come proprio una pubblicità a regresso quasi, ma vedevo come qualcosa che oggi sarebbe quasi vietato consigliare di fare. Probabilmente lo è un reato comunque andare a distruggere le cose di uno scaffale, però certo, certo. In un momento lì aveva anche quasi un che di non morale. Ma io volevo chiudere una rabbia, però, cioè non è un però. Sì, certo. Una rabbia. Sì. Vabbè, anche l'istigazione al consumo in realtà è immorale, solo che quella è universalmente accettata. Ad assorbire tutto, questo dovrà assorbire tutto, perché adesso l'abbiamo fatto, adesso ve lo assorbite. Così come accettare le verità assodate, e anche quello è immorale. Assolutamente. Passo al volo a un altro lavoro che hai inviato, che è questo qui, che in verità c'è una fotografia e poi il testo, diciamo, ce lo... ci puoi raccontare allora, tu brevemente cosa è successo in quel frangente lì. Si sta caricando, è l'area di, diciamo, ingresso chiuso dal mercato, se riesco a caricarla. Questa foto qui. Questa è Penny. Ti ho inviato questa fotografia qui, diciamo, è un altro lavoro, hai detto tre lavori, se non mi sbaglio, che abbiamo messo poi nella pubblicazione. Questo è il secondo, chiamato Penny, è solamente questa foto accompagnata da un testo. Sì, in realtà appunto, allora qui era successo poco e niente, era successo che entrando nel Penny avevo visto che c'erano queste pareti grigie vuote e quindi avevo chiesto, cioè mi era venuta l'idea, vorrei appenderci tre foto su queste pareti grigie che ci stanno proprio bene, cioè anche tematicamente, no? E quindi ho chiesto a una ragazza che lavorava lì e lei mi ha detto torna domani che c'è il capo, okay, quindi torno domani che c'era il capo, chiedo al capo che mi dice no, non è possibile, impossibile, è proibito. E vabbè, quindi poco e niente, all'ordine del giorno, niente di che. Ma mi è piaciuto mandarvi questa cosa perché poi mi ci sono messa dentro io, cioè nel testo c'è... ci sono altre due righe in cui spiego, cioè mi sono chiesta se lui mi avesse detto di no perché avevo il cappello messo storto, perché non ho parlato con la voce bassa e suadente, perché avevo delle scatole in mano e forse non ero molto professionale, quindi cioè, mi sono poi divertita a cercare in me delle responsabilità per questa sua risposta negativa. E poi appunto concludo il testo dicendo ok, fuori non, dentro non posso, ma fuori ho visto che ci sono pareti bianche vuote, mettete stanotte queste tre fotografie, quindi ero una proposizione di continuare a lavorare. Poi in realtà le foto non le ho messe da nessuna parte perché secondo me stavano bene là dentro, perché stavano bene lì, e quindi poi fuori non le ho messe più perché non c'entravano niente. In questo ti dico anche che tu dici appunto che io ho tre immagini, ma io te ne ho inviate di più, nel senso no, che io certo. te ne, io
ma io sono sempre molto, non soffermo un attimo io. Erano sette quelle che ti ho inviato. Io volevo fare anche un piccolo librino su queste cose, intitolandolo Ritratto un artista, perché comunque con tutti questi interventi, con questi tentativi, eccetera, comunque viene anche fuori un po' il ritratto dell'artista in questi tempi, o in generale, cioè come comunicare quello che fai, quello che pensi, perché questa necessità c'è, ed è quella forse anche che mi dà rabbia, ma c'è. E dunque, per questo, anche in questo senso ho mandato questo qui perché era proprio, incarna anche un po' quest'idea, cioè nel prodotto poi c'è sempre anche un po' una riflessione sul fare arte, non è solamente il lavoro, ma è anche che significa lavorare con l'arte, Sì. come ci si muove, come si comunica, eccetera. Poi, guarda, rispetto al... Questa cosa mi continua a lavorare, no? In sottofondo, questa cosa della risposta degli artisti rispetto a questo momento. E io in questo momento mi sto, per esempio, interessando molto al subconscio, cioè a tutto quello che non è... vabbè, è complicato, non so neanche io bene come esprimerlo, però mi interessa tutto quello che appare a un certo punto, che è un po' nascosto, tipo un sogno, che nel sogno alla fine vengono fuori chissà quale verità, chissà quali scenari, eccetera. E dunque anche in questo contesto mi interessano particolarmente i disegni dei bambini, che trovo sempre geniali e mi affascinano perché mi chiedo da dove vengono queste immagini, no? Così forti anche. E oggi parlando con una libreria, con la libraia, sì, così. Lei mi chiedeva se avevo notato se i disegni dei bambini sono cambiati. Cioè, non avevo una risposta, ho detto no, ma io li vedo poco, non li vedo una volta a settimana in un corso, eccetera, quindi in mano. Però ora di pensarci, io penso che verrà, cioè non è bisogno di tempo per capire adesso come disegneranno i bambini, capito? Cioè, non, Sì. penso che adesso ci siamo ancora tutti dentro e io vedo i bambini molto obbedienti, molto rispettosi, molto obbedienti e penso che se ci sarà una ripercussione, questa ancora secondo me deve maturare, siamo ancora, non ancora presenti. E io molto spesso vedo gli artisti e i bambini molto simili, cioè sì, questa spontaneità, questa cosa. Questo rimuginare la realtà, così ci sono punti assolutamente simili. Ci sono punti simili, Dove punti. Vabbè, stavo facendo vedere semplicemente il video eravamo? Siamo al che hai terzo inviato lavoro. Sì, questo è il del terzo lavoro del lavoro. Pugna Oro Melanzana. Non so se non ci sarà, non so se non ti sentirà l'audio, però lo faccio comunque scorrere in ogni caso. Hai inviato pure questo video. Pugna Oro Melanzana sono tre varianti di colore azione, no? Sì. Sì, ho messo tutti. Tu non hai chiesto a queste persone di fare, erano, diciamo, il flusso spontaneo delle persone che davanti No, allo Mario, scaffale. queste due ragazze sono. Le ho chiesto, per favore potete, eccetera, eccetera, perché non avevo tempo di stare un'ora lì davanti a questo scaffale, ma è una cosa che succede davanti a questi scaffali. Allora, intanto mi piacciono i titoli di questi capelli che ti puoi mettere addosso, e poi chiaramente, vabbè, là c'è tutto, cioè è un po' un pittore davanti alla tavolozza, no? Cioè, per me è anche molto pittorico questa scena qui. Che colore scelgo? E da una parte questo e dall'altra chiaramente il consumo. Di che colore ce l'ho i capelli? Di che colore devono essere sti capelli? Boh, forse c'è un titolo che mi è simpatico, un nome che mi è simpatico, Mocca, Caramello, Prugna. E vabbè, quindi ci risiamo, siamo su questo. Ora c'è e in qualche modo me lo devo consumare. Sì, torno allo schermo, torno sullo schermo, scusatemi. Grazie.
Eccoci qua. Oh, abbiamo fatto questo viaggetto. Tu sì, hai inviato più lavori, infatti tu ci avevi proprio riempito di una valanga di fotografie, interventi. Di ne abbiamo messi tre. Se non mi sono questi tre, perché ci sembrava grazie. Giusto. Grazie, Mario. E gli altri, Mario, Andrea. Sì. Dopodiché, non lo so, vogliamo aggiungere qualcosa? Se no, visto che già qua siamo quasi a un'oretta, continuiamo la preview con il prossimo artista. Se siete d'accordo. Grazie, vi ascolto ancora volentieri. Io rimango qui. Grazie mille, Antonio. Grazie per la chiacchierata. Ci vediamo presto, grazie. Veramente in carne e ossa. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua. Adesso faccio entrare Francesco. Se funziona tutto. Ciao. Ecco. Ciao Francesco, come stai? Sì, ciao. Ah, tutto bene, grazie. Tutto bene. Bene. Sì, parlavo prima, poco fa vi dicevo, infatti Francesco, tu stai a Roma adesso, stai facendo la, come si dice, a livello di accademia, si dice specialistica, si dice un altro modo. Biennale. La biennale. Dopo aver fatto la triennale, quindi a Firenze, quasi concluso. Sì. In contemporanea. Francesco, lui è di Antonetta. Ah, Antonetta, lei sta a Berlino, ma volevo aggiungere, lei comunque originaria di Latina. Sta a Berlino da 20 anni e passa, insomma. Ci conosciamo attraverso questo giro di Berlino. Invece con Francesco ci conosciamo da Enna, con Francesco. Ci conosciamo da quando abbiamo iniziato con i garage insieme a Claudio a fare delle cose. Francesco si è autocoinvolto, in realtà non c'è voluto molto, però comunque. Essendo alla fine della scuola d'arte, si è trovato a suo agio a fare qualcosa da noi, che eravamo a Enna, dove non c'è tantissime, quindi si è trovato invogliato a fare qualcosa con noi, partecipato a alcune mostre, attività di diverso tipo. Sì, diciamo che è arrivato dal nulla finalmente uno spazio dove poter crescere realmente all'interno della città, del paese, poi dove sono nato, cresciuto. Insomma, quindi ci siamo trovati. Questo prima di spostarsi, sì. Sì, sì, poi chiaramente, ovviamente c'è il fatto che ci si sposta da Enna, si va via, fondamentalmente, e questa è la realtà, in parte drammatica, in parte realistica, è comprensibile che è importante. Poi comunque si perdono pezzi, magari poi tornano, magari no, chi lo sa. Ci vuole pazienza per rimanere in Sicilia. Sì. Sì, sì, assolutamente. No, ma soprattutto in realtà non è che sia, cioè lo trovo essenziale in questo momento, cioè alla mia età comunque spostarsi, cioè. La scelta è stata fatta solo per una questione di apprendimento, poter apprendere, poter fare esperienze, eccetera, eccetera. Certo. Poi sicuramente si vive bene giù, almeno, non lo so, io ho sempre trovato che si vive bene se non ci si pongono domande. E trovandomi magari in un'età dove me ne pongo anche troppe, non ci riesco a stare. In realtà è anche molto collegato cioè per collegarmi al discorso del catalogo, della comfort zone, ritorna perché il primo lockdown, quello del 2020, io sono stato tra i fortunati ad averlo fatto a casa con i genitori. Questo perché ero sceso in vacanza una settimana e mi sono trovato imprigionato all'interno di casa mia praticamente, che in quel momento rappresentava tutto tranne che la comfort zone, cioè quello che doveva essere in teoria. Questo perché non era un luogo, cioè non stava tanto nel luogo la zona di comfort, ma nel materiale, nel senso, nel materiale da poter utilizzare per creare, questa lì la mia comfort zone effettivamente. Ed era un materiale che mancava, e non era solo un materiale fisico, ma soprattutto mentale comunque. C'è un periodo di magra totale dove comunque eri assoggettato a delle scadenze da parte dell'accademia che voi non vuoi ci sono, quindi comunque devi spremerti, ma era un tipo di creazione del tutto innaturale. Sì, insomma, questo. E invece quando poi ti è arrivata quindi la nostra proposta novembre, dicembre del 2020, come ti trovi invece a Firenze, se non mi sbaglio? Sì, sì, mi trovo a Firenze, ovvero il periodo denominato la liberazione, e mi trovo lì a Firenze, è arrivata questa proposta interessantissima, e l'ho trovata interessante proprio perché era un periodo dove
non facevamo io con i miei colleghi altro che domandarci come poter rispondere a questo periodo di chiusura, come poterci noi imporre all'interno della società, diciamo, fiorentina, no? della realtà fiorentina in quel periodo, dove tutto era chiuso, tutto era limitato. Poi è arrivata questa proposta dove effettivamente mettere un tuo lavoro all'interno di un supermercato, il luogo più sociale del tempo, wow, super, cioè, fighissimo. Sì, era super bello. E niente, ma, cioè, poi io volevo chiederti una cosa, perché io volevo farti una domanda, perché parlando con un'altra artista che ha partecipato, che si chiama Gabriella Hirsch, parlavamo qualche giorno fa, e mi ha detto che facevo la stessa domanda fondamentalmente, diceva che lei aveva trovato particolarmente un'ottima idea in quel momento lì, perché era quasi come un modo per dire ok, tutto più o meno è chiuso, puoi creare nel tuo studio a casa tua dove ti trovi, insomma, per portare le cose fuori, era quasi un modo per invitare a fare qualcosa invece di bloccarsi nella produzione, nel pensiero, nella socialità, che era comunque minima, però diciamo anche un modo per aprirsi in maniera molto aperta, in maniera molto spontanea, molto poco formale. Quindi lei, per esempio, me la raccontava, l'ha preso quasi come un modo per esercitarsi a fare qualcosa, e poi ha fatto un video che ci ha inviato. Volevo chiederti, visto che questo qui, diciamo, è anche un approccio che suona un po' come collegato a quello che si chiede, penso, a volte di fare agli artisti in un'accademia, quindi delle occasioni, utilizzarle per fare delle operazioni. È un modo, così, in questo modo impari, no, a farle fondamentalmente, o a avere una relazione con questo tipo di realtà che ti vengono fuori dal mondo. Volevo capire se per te è stato un po' così, oppure se era stato diverso, se eri, diciamo, non avevi queste limitazioni, sentivi più, non so, un pochino questo tipo di approccio era simile per te o no? Ma un po' sì, forse perché sono comunque dentro l'idea accademica, no? Del dover portare comunque delle consegne, e quindi in questo momento spesso la mia produzione, ci sono periodi dove si limita effettivamente a dover portare delle consegne in accademia. Infatti un lavoro che ho fatto durante gli anni è quello di, appunto, portare come consegne all'accademia tutto quello che volessi fare, non strettamente quello che mi chiedevano, perché diventava troppo limitante. E in quel periodo particolare, dove fondamentalmente ero molto limitato, alla fine la mia risposta è stata abbastanza chiusa, nel senso, il dover assuefare una consegna, no? Il dover arrivare a un goal, di realizzarlo. Ho effettivamente realizzato poi una serie di tre tele, l'ho esposto, ho mandato la foto, e quello è stato l'intervento. Però sì, sicuramente la parte interessante è stato il capire come poter aggirare alcuni controlli all'interno per poter scattare le foto all'interno del supermercato, che a quanto pare è vietato, sì, nel senso, poi lì, devo dire che a Firenze sono anche abbastanza fiscali, a quanto pare, perché in uno dei supermercati mi hanno beccato e mi hanno buttato fuori, e insomma poi ho dovuto cancellare tutto e andare in un altro dove invece mi è andata bene. Infatti volevo specificare pure questa cosa che ho dimenticato, comunque anche, ma non so tu Dario, però io quando ho invitato gli artisti e le artiste ho chiesto in maniera quasi espressa che loro chiedessero il permesso, facessero in maniera molto autonoma. Inizialmente l'idea era molto vicina a quello che poi ha fatto Francesco, tra poco vedremo cosa ha fatto Francesco, poi ognuno ha interpretato in maniera diversa l'invito, e quindi lo spazio del consumo diventa digitale, diventa casa mia perché faccio home office e vendo le cose a casa, oppure vado per strada. Però inizialmente in alcuni che poi non hanno partecipato c'era proprio questa paura di dire ok, io faccio qualcosa al supermercato, però non vorrei beccarmi una multa, ho un po' di paura a fare certe cose, possono essere insomma, questi piccoli rischi che poi in quel momento lì di necessità di chiusura di supermercato come luogo sacro erano pure visti come moralmente non accettati, oltre a essere non legali magari.
Sì. Vabbè, in ogni caso sono tutti degli interventi totalmente innocui. Questo è assolutamente chiaro. Sì. A livello... La maggior parte sono anche in esterno. Una buona parte invece ha richiesto le autorizzazioni. Una buona parte. Quelle, sì, ci sono, chiaramente ci sono. Okay. Poi la maggior parte sono fatte in luoghi pubblici, fuori, all'esterno, comunque non... E poi non c'è nessun tipo di... Sono delle operazioni artistiche molto, sì, molto libere. No? Però diciamo comunque per alcuni è stato un po' limitante, o comunque limitante, più che altro un ostacolo. Perché comunque dovevi occuparti di questo, sì, di organizzare il momento, la situazione. Sì, sì, sì. Vabbè, e comunque non tutte legate ai luoghi di vendita o consumo. No. Cioè, esatto, è stato libero, alcuni l'hanno interpretato anche in altro modo. C'è chi, per esempio, ha svolto i suoi interventi a casa propria oppure per strada. Quindi sì, si è allargata molto la... Io ho cercato di fare arte spontaneamente nel momento in cui, diciamo, il calcio non si poteva fare, ma l'arte no. Ecco, in sostanza è quello che è accaduto mentre gli artisti stavano operando. Sì. Poi, adesso come? Non so chi tra questi artisti abbia vinto il campionato, ma non però possiamo vedere l'opera di... Sì, facciamo vedere, cominciare, se vuoi Francesco a raccontare, adesso metto alcune delle immagini che ci ha inviato, devo ricondividere il schermo. Allora, beh, praticamente appunto ho presentato quello che era, cioè ho realizzato un trittico su tela, tre tele molto piccole, che rappresentano due capezzoli e un pene, proprio perché... mi è piaciuto focalizzarmi su un aspetto della pandemia che era la sessualità, cioè durante quel periodo, e lo scambio più umano che c'era era quello digitale attraverso la foto, attraverso il sexting, appunto. Una pratica che è molto legata un po' alla mia generazione, cioè non solo alla mia generazione, ma che è molto diffusa all'interno della mia generazione, perché comunque è un'evoluzione che ha avuto la mia ricerca artistica all'interno del periodo di pandemia, è stato quello che l'ho molto avvicinata alla mia generazione di appartenenza. Sono 99, praticamente un cosiddetto zoomer, vivo il web, che è forse uno dei luoghi dove mi sento più a comfort, più in comfort, sicuramente più del supermercato, appunto, quindi volevo portare, e voglio tuttora nella mia ricerca portare quella che è l'estetica, quella che è la narrativa del web all'interno dell'arte, sia con i mezzi digitali che non, mezzi analogici. A livello di rappresentazione è anche molto distante dalla pittura che faccio di solito, perché è molto più plastica, ho usato colori molto accesi, molto pop, fondamentalmente poi la particolarità secondo me stava nell'utilizzo di quella busta di plastica che sta all'esterno, che ricopre le tele, che sono dei guanti di non ricordo quale supermercato, sì, sono i guanti monouso, che avevano la forma perfetta delle tele, però poi c'era questa manina disegnata sopra che la trovo molto divertente, e che comunque te ne facevano capire l'uso, perché non era ovvio che stessero, cioè dei sacchettini di plastica all'ingresso, ci dovevano disegnare la mano, divertente. In più comunque isolano in qualche modo l'opera dal contesto in cui si trova, alla fine, pur contestualizzandola, perché alla fine si trova proprio all'interno di un oggetto tipico di quel tempo del supermercato, che è durato molto poco, anche perché oggi non, tendenzialmente già non si usano più i sacchetti, anche se la situazione è uguale. Sì, insomma, sì. Questa è stata un po' la ricerca. Quindi tu, diciamo, quello che poi hai fatto è hai posizionato queste tre tele, se non sbaglio,
Sì, in diversi luoghi, poi l'hai messa anche nel carrello, nel sacchetto della spesa, nel carrello, insomma, in giro, nella situazione di un acquisto. Mi piaceva che fossero comunque anche loro, diventassero dei prodotti del supermercato. Questo perché in realtà l'approccio che ho utilizzato non è nel segno e in come ho rappresentato questi capezzoli, questo pene, non è minimamente ricercato artistico. Mi sono limitato a rappresentarli come si fa durante il sexting, decontestualizzandoli dal resto del corpo e rendendoli dei prodotti comunque plastici, finti. Quindi ci stava andarli a poi riposizionare dentro il sacchetto come se appunto facessero parte ormai della si diceva prima, no? della spesa, sì. Okay. Queste sono le 5 foto, le faccio vedere tutto. Un altro aspetto comunque molto interessante che ho trovato analizzando alcune dating app è che il piacere alla fine di fare il sexting non era tanto nel ricevere la foto e vedere l'altra persona nuda, ma nello scattarla. Quindi alla fine era un piacere di rivedere se stessi, e il piacere ci si provoca con sempre e solo con se stessi. Quindi era anche un processo inutile praticamente. Ok. Sì. Di esposizione totale. Di una parte. Vabbè, è anche un modo, forse per chi lo fa, non lo so sinceramente. Magari tu hai più esperienza di me, non saprei. Senza parte, no. È anche un modo di, cioè, praticamente una parte del tuo corpo, diciamo, la isoli da te stesso e la vedi, appunto. Quindi ha a che fare con te, non con chi lo guarda al di fuori di te. Perché non hai identità, diciamo, a parte chiaramente i dettagli, però non hai una reale identità. No, tendenzialmente, anzi, si taglia volutamente fuori l'identità, proprio per evitare un contatto con la vita reale, che poi alla fine, cioè, nel senso, la distinzione tra vita reale e vita digitale, io personalmente non la vedo, non la vivo, anzi. Ma questa percezione di vicinanza tra vita reale e vita digitale, in generale, della tua generazione non è sentita? Cioè, c'è una confusione tra questi due universi? No, io non credo proprio che bisogna fare una distinzione tra le due cose, perché sono comunque io a vivere la vita digitale, quindi rimane un'esperienza reale anche quella. È una cosa che mi soprattutto c'è una mutazione c'è una mutazione in corso. Sì, questo è chiaro. Infatti, volevo sapere da uno che è nato a cavallo tra il 99 e il 2000, mi dica una cosa del genere, che per me è una notizia molto interessante. Mi piace, ma questo è un problema mio, però è molto interessante. No, semplicemente è una questione logica, nel senso, sono comunque io che faccio esperienza della mia vita digitale, quindi rimane una vita reale anche quella. Poi ovviamente entrambe devono combaciare, tutte quelle belle cose, no? Però no, anche se non combaciano, per noi è scioccante, scusami, questo concetto là del pene nel sacchetto. Uno pensa, mamma mia, se l'è tagliata, l'ha messa in un sacco, oppure diciamo così, un maniaco è intervenuto. Invece forse un nativo o un quasi nativo digitale ha un distacco rispetto a questo tipo di rappresentazioni, che non implica la stessa carica avversiva che invece possiamo percepire noi. Sì, allora, è sicuramente conseguente a un'altra ricerca che ho fatto sul taglio pornografico, no? Che cerca di isolare appunto il luogo di interesse. Questo qua l'ho fatto per un altro progetto nell'estate appunto del Covid, successivo al primo lockdown, dove ho isolato delle labbra, delle bocche dal resto dei volti e li ho messi all'interno di una rivista pornografica in stile anni 80, cioè come a livello grafico.
Effettivamente ho riutilizzato, ho ripreso quegli studi tra virgolette che avevo fatto sul taglio pornografico, ma questo anche perché effettivamente la mia generazione è stata esposta a quella che alla pornografia in qualche modo, no? Perché viviamo l'internet ed è una parte dell'internet molto essenziale e importante. Che comunque poi è anche interessante vedere come ci sia un distacco, ad esempio, tra la vita digitale e quella reale, proprio nella sessualità, dove magari nella parte digitale è più sdoganata, nella parte reale invece per nulla, viene continuamente nascosta pur essendo una parte essenziale. Alla fine la maggior parte delle persone hanno un profilo Tinder praticamente per cercare solo un piacere carnale, ma tutti lo nascondono. Sì, in effetti libera il corpo il digitale, su questo concordo pienamente, e nel reale rimane la moralità, mentre lì la moralità è differente. Per questo dicevo universi, perché in effetti sì, c'è una diffusione di idee totalmente differente, anche di comportamenti credo diversi tra questo mondo. Io ancora sono chiaramente legato, nasco il secolo scorso, sono legato quindi a un mondo che è fatto di, se per restare nel tema, di riviste o comunque di TV, e quindi poco di digitale, o comunque sì, certo, sì, qui beh, mi autocelebro, diciamo, ho cercato di fare un'indagine che poi è finita in un libro proprio su Tinder, ho scritto proprio di una cosa chiamata tinderismo, che credo sia proprio il periodo storico nel quale noi culturizziamo praticamente qualcosa che dal mio punto di vista di nato al secolo scorso poi è trash. Sì, però è molto interessante questa cosa. In realtà però non libera, desacralizza, come dice un filosofo coreano che per ora va molto di moda in Germania, Yung Chulan, sì. Sì. Che ha scritto un libro proprio dedicato a questo tema, dedicato all'Eros, che non è più fascino, mistero, è appunto un qualcosa che si può trovare, diciamo così, al supermercato, intendendo ovviamente il supermercato non come un luogo fisico, ma come una dimensione metaforica. Il supermercato può essere la rete. Il problema è che noi stiamo barattando l'avere tutto col diventare delle piante, cioè col rimanere chiusi in casa vivendo questa dimensione fantastica, cibernetica, ma senza respirare, senza incontrare persone, senza sperimentare che cosa significhi appunto avere un dialogo con un senegalese come Dario, o mandare a quel paese un bianco come dice Mario, che fa lo stronzetto. Cioè abbiamo l'impressione di allargarci, ma in realtà ci stiamo chiudendo in uno spazio sempre più piccolo, lasciando campo aperto a chi ci domina. È la stessa cosa che accade con i social. Uno dice Facebook è gratis, Instagram è gratis, ma col cavolo che è gratis, non è gratis, e lo dimostra la pubblicità che mi compare quando io faccio una ricerca, e che sembra quasi leggermi nel pensiero. In realtà non sta leggendo nel mio pensiero, l'algoritmo ha elaborato tutte le registrazioni di Alexa, di Siri, tutte le mie ricerche precedenti. Io sono profilato, cioè io ho come un profilato d'alluminio, cioè io ho venduto la mia umanità per ricevere in cambio che cosa? Delle immagini. In fondo sì. Per ricevere in cambio nulla, come un qualcosa di molto simile a quello che scrive il cardinale Scipione Borghese sul basamento della statua con Apollo e Daphne, che chiaramente è un tentativo di stupro, cioè è una statua decisamente esplicita, quindi tutti i cardinali capirai
rimangono così sospesi di fronte a tanta ardire. Lui scrive che beh, questo accade a chi persegua, diciamo così, il senso, crede di stringere tra le mani e, diciamo così, una carne palpitante, e invece si ritrova soltanto foglie e bacche amare. È esattamente quello che sta succedendo. Quindi non lo dico come richiamo, l'ha già detto la Byung Chul Han, quindi mi limito a riecheggiare, diciamo questo suo discorso. Cosa dovrebbero fare gli artisti? Niente, gli artisti fanno quello che vogliono, l'arte non sopporta l'imperativo, però ecco, come legge, come scrive, sono tutti verbi che non sopportano l'imperativo, però ecco, se io fossi un artista, diciamo così, rifletterei anche su questo, cioè proverei a gettare lo sguardo un po' al di là. Invece mi pare che noi stiamo andando sempre più infossandoci, sempre più chiudendoci. Il vero lockdown è il lockdown mentale a cui ci stiamo condannando, e questo Dario è stato uno dei primi a capirlo nell'associazione fulminante che ha fatto tra l'ultima biennale di Venezia e poi tra un'opera presentata nell'ultima biennale di Venezia che si è svolta dal vivo, e diciamo così, una barca con dei clandestini. Ma non vi preoccupate, perché oggi al supermercato troveremo il latte dei sogni. Che c'è in realtà un'etica da creare. Che ci rinvigorirà. Al terzo anno di fracassamento di scatole, di stesso identico discorso su cui praticamente ha la meglio soltanto chi ha ragione, c'è invece un'etica da creare. Siccome c'è la parola della creazione di mezzo, è per questo che il mio rammarico va all'arte. Ma come al solito, quando la critico in realtà la sto esaltando. Il problema è che l'arte con l'etica non la possiamo mettere insieme, cioè noi possiamo parlare e invece sì, perché l'etica che c'è è rinunciare il digiuno all'arte. No, invece è proprio così, perché l'etica che è stata creata adesso non è stata creata dall'arte, ed è quella che ha causato il disastro nel quale noi ci troviamo. No, l'etica, diciamo così, è lo specchio delle mie brame, e l'arte è l'immagine, anzi è lo specchio di Dorian Gray, e l'arte è l'immagine che si vede sullo specchio. L'arte non crea niente, l'arte riflette qualcosa che c'è già. Quindi io mi auguro che l'etica possa essere creata, oppure possa ricevere riflessione, perché in questo momento ci avviamo verso un'esistenza totalmente desolata, quindi quella paura di cui parlavo all'inizio ritorna. Quindi il racconto deve essere fatto, e la verità costruita. Ecco, invece stiamo abbandonando eccessive verità che in realtà mi pare che state tutti notando che non si fa altro che aspettare l'arrivo dell'estate, però poi chiaramente... No, tranquillo, arriveranno i russi prima dell'estate. Sì. Ah, ecco. E porteranno l'inverno, sì. Va bene, la nostra conversazione è durata abbastanza. Sì, siamo un'ora e venti, quindi è anche ora di cena, per chi cena. Ci sono milioni di cose da dire, ma credo che ce le riserveremo per la presentazione ufficiale poi del catalogo. Esatto, sì. Adesso abbiamo chiacchierato appunto con Francesco e Antoinette, e noi gli altri artisti li salutiamo, qualcuno ci starà guardando, ci guarderà, perché comunque questo video resta mamma Facebook o papà YouTube, magari lo caricheremo più avanti, e adesso siamo su Facebook. Andrea, solo per avere una spiegazione, poi questa pubblicazione digitale sarà scaricabile in futuro sulla pagina di Aurea Fenix? No, sarà scaricabile sul sito www.aureafenix.it, un dominio che esiste già, ma il sito è in lavorazione, anche perché
chi se ne sta occupando in questo momento è il Covid. Diciamo, era in lavorazione da un po'. Prima questa persona si è trasferita, ora è il Covid. Insomma, comunque è un sito fatto bene, non è un sito fai da te, quindi... No, io fai da te mi va anche bene, però... No, ma se io fossi bravo l'avrei fatto da me anch'io, però... No, vabbè, era per dare un indirizzo di riferimento per chi poi quindi, più avanti comunque lo faremo sapere, insomma. Certo. Esatto, no, dico, tra poco sarà reperibile lì, e anzi, magari, se voi siete d'accordo, faremo una campagna di crowdfunding per stamparlo in cartaceo. Certo. Tutto a vantaggio degli autori, dei curatori e di quant'altro in vista della pubblicazione. Vediamo, va bene. Ok, allora diciamo che ci salutiamo per adesso. Grazie mille per aver partecipato, grazie anche a Antonette che vedo ancora lì sotto di noi nello schermino che ci ha guardato fino alla fine. A presto, buona continuazione. Anche io ringrazio te, Mario, Andrea, tutti gli artisti. Speriamo bene. Ci vediamo presto, speriamo. Okay? Buona serata. Va bene, ciao Francesco, ciao Andrea, ciao. Ciao.